siamo a Benevento, siamo nel prestigioso palazzo Paolo V, nel corso Garibaldi di Benevento, un palazzo antichissimo dove abbiamo trovato il co-working per fare la sede della segreteria dell'ordine di psicologi della Campania. Finalmente anche Benevento ha una sede, infatti i colleghi sono felicissimi e non attendevano l'ora di avere la possibilità di, sul territorio, di poter effettuare le stesse cose che si fanno a Napoli. Infatti questa segreteria sarà aperta il giovedì, il primo e il terzo giovedì di ogni mese, e ci sarà una segretaria a disposizione per gli iscritti per fare tutte le pratiche di cui appunto necessitano. E questo per noi è una grande risorsa per il territorio, perché per noi andare a Napoli è abbastanza, diciamo, oneroso di tempo, e invece adesso, ecco, siamo qui e adesso vi faccio vedere questa sede prestigiosa della nostra segreteria. Luogo sarà un luogo di incontro e di aggregazione per gli psicologi sanniti. È un'opportunità. Noi sono 10 anni che siamo su questo territorio, per cui, ecco, avere la segreteria, avere la possibilità di una sala riunione, di incontrarci con la segretaria qui dove ci sono i computer, e quindi fare tutte le attività di cui abbiamo bisogno, è una cosa bellissima, è una novità per noi del territorio, e siamo veramente felici che l'ordine abbia deciso di aprire anche su questo territorio la sua segreteria. Siamo su Corso Garibaldi, in un palazzo storico che è appunto Palazzo Paolo V, tra l'altro anche sede da poco di alcuni assessorati. Quindi, insomma, è anche importante, insomma, il luogo, lo spazio dove ci ritroviamo, sicuramente è facilmente raggiungibile e che sicuramente ci facilita in tante cose, perché sappiamo di avere in questo modo anche il nostro ordine, come dire, accanto a noi, ancora più vicini a noi, ecco. Senz'altro avere una sede nel territorio significa avere un centro di scambio, di confronto, un presidio di cultura innanzitutto, oltre che di collaborazione, di contatti con i colleghi. Significa poter promuovere direttamente dal vivo sul territorio una cultura del benessere psicologico, delle relazioni, delle buone relazioni. Tutti gli spazi che sono stati trovati, che sono stati organizzati per le segreterie provinciali, sono spazi di co-working, quindi anche proprio nell'idea di spazi che non siano chiusi alla città, alla cittadinanza, ma sono spazi dove è possibile incontrarsi con altri che in maniera creativa e produttiva fanno il loro lavoro. Lo spazio di co-working è uno spazio particolarmente interessante per lo sviluppo che promuove sui territori, non solo sul piano, diciamo, culturale, ma anche proprio sul piano della partecipazione che le persone mettono nell'abitare luoghi comuni.